Buongiorno a tutte mamme, a tutte le future mamme, ben ritrovate. Per chi non mi conosce, io sono Farah Dodorico, un'ostetrica. In questo video affrontiamo tre semplici esercizi che puoi fare comodamente dalla tua sedia durante i momenti in cui stai lavorando. E questa è una delle domande che alcune mamme, soprattutto per le mamme che continuano a lavorare durante tutta l'età, proprio tutta la gestazione fino al momento della maternità, e proprio mi chiedono quindi come riuscire a trovare sollievo, soprattutto per i principali disturbi che sono quelli legati al stare molto tempo nella posizione seduta, soprattutto per chi fa un lavoro di ufficio in gravidanza, quindi dolori nella vasta parte della schiena, quindi zona lombare, piuttosto che dolori che si possono presentare anche a livello del bacino. Questi sono i principali. Chiaramente un altro disturbo che può comparire è dovuto proprio al fatto di stare seduti è quello invece legato alla rigidità e quindi a sensazioni di tensione nell'area cervicale, nell'area delle scapole e delle spalle. In questo video però ci concentriamo invece nella parte bassa, quindi nella parte della schiena, nella parte del bacino. Ti insegnerò tre semplici esercizi che puoi fare e che ti consiglio di fare in maniera proprio a intervalli durante tutte le ore in cui lavori, seduta magari in scrivania, davanti a un PC. Prenditi 2 minuti, io consiglio ogni qualche ora, proprio per eseguirli. Sono esercizi semplici, ma che dando mobilità e soprattutto al bacino, alla parte anche della schiena, andando ad allungare, quindi ad effettuare piccoli esercizi di stretching, ti potranno dare sollievo. La cosa più importante, adesso vedrai proprio nella parte pratica sulla sedia, è utilizzare una postura corretta durante tutto il mantenimento di questa posizione seduta mentre stai lavorando. Partiamo subito. Ti consiglio di prendere una sedia e di provare con me. Allora, come vedi, questa sedia, ad esempio, non mi porta ad avere i piedi ben appoggiati. Allora, la prima cosa da imparare è quella che di utilizzare una sedia, mi metterò un attimo in obliquo, magari anche tu vedi bene, di utilizzare la posizione corretta, quindi di appoggiare bene entrambe le piante dei piedi a terra. Immaginati qua davanti a me una scrivania, di appoggiare bene il tuo bacino, quindi a livello delle natiche, sulle due ossicine che senti subito sotto alle tue natiche, quindi di appoggiarle bene e di mantenere una postura con l'angolo tra la colonna vertebrale e le tue gambe, quindi il tuo bacino, eretta, quindi proprio 90 gradi perpendicolare. Qualora la sedia, come in questo caso ad esempio per me, è troppo alta, quindi rischieresti di stare in una posizione inclinate, immaginati anche con il pancione, quindi di aumentare la curvatura lombare, di non appoggiare bene i piedi, questa posizione sarebbe completamente scorretta a livello posturale. Quindi posizionarsi eventualmente con un'altra sedia, o se la sedia, come in questo caso, è troppo alta, utilizzare proprio la posizione in avanti, eventualmente sul bordo, utilizzando se hai dei cuscini, ad esempio per la parte lombare, e di mantenere bene la postura in asse. Una cosa importante, oltre chiaramente alla posizione dei piedi, alla posizione del bacino, alla posizione della colonna, è quella di utilizzare eventualmente, se non utilizzi la sedia, di utilizzare una pitball. Una pitball può essere molto utile in questo modo, quindi posizionata davanti alla tua scrivania, utilizzare una fitball di una misura adeguata, quindi in base alla tua altezza ci sono vari diametri, 55, 65, 75 centimetri, e in questo modo vedremo poi, con l'utilizzo della fitball, alcuni esercizi diventano anche un po' più semplici proprio per la mobilità che la palla stessa ci dà nella nostra posizione seduta. Ritorniamo alla nostra sedia. Iniziamo subito con i tre esercizi che inizierai fin da subito a mettere in pratica e poi riprenderemo un attimo la nostra fitball per vedere come poter utilizzare gli stessi esercizi anche con la palla. Allora, dalla posizione seduta partiamo dal primo esercizio. Il primo esercizio consisterà nel recuperare proprio la respirazione profonda, che utilizzeremo anche negli altri due esercizi.
Respirazione profonda, inspirando profondamente dal naso, cercate di gonfiare bene di aria tutto il vostro torace, tutta la parte dei fianchi, quindi la parte proprio, se voi mettete le mani, la parte dei fianchi dove appoggiate le mani, attraverso l'inspirazione andate proprio ad aumentare la pressione attraverso l'aria contro i palmi delle vostre mani ed espirate profondamente dalla vostra bocca aperta, in questo modo, come se voi doveste alitare. Create una respirazione lenta, una respirazione profonda. Utilizziamo l'inspirazione ed espirando, unendo le vostre mani, cercate di sollevarle. Lo mostro un pochino più indietro, perché non si vede. In questo modo. Allungatevi bene verso l'alto con le vostre braccia. Te lo faccio vedere in maniera tale che tu lo vedi nel video. Da una posizione per terra, quindi in questo modo, unite le vostre mani e cercate di allungarle bene verso l'alto. Allungando bene verso l'alto, cercate di evitare di sollevare le vostre spalle, quindi in questo modo. Le spalle rimangono lontane dalle orecchie e cerco di distendere bene, come se dovessi premere con le due mani contro il soffitto, cercando in questo esercizio di mantenere il più possibile la curvatura lombare, quindi evitando di andare in avanti con la pancia e quindi di aumentare, andando in antiversione del bacino, mantengo la retroversione, quindi pube che casca indietro, il coccige che va in avanti, per riuscire a mantenere la posizione neutra della colonna. Espirando. Riprendo ancora una volta, inspiro, profondo dal naso ed espiro, allungando, spalle lontane dalle orecchie, mantengo la linea neutra del bacino, della zona lombare, come se dovessi sollevarmi verso l'alto. E ripetiamo ancora una volta, inspiro, gonfio più di aria possibile il mio corpo e fuori l'aria. Lo eseguiamo per un paio di volte. A questo punto, immaginando di avere un cuscino davanti a me, cerchiamo di mobilizzare prima di tutto il nostro bacino, andando indietro e andando in avanti, quindi cercando un movimento di basculamento per un paio di volte, e sarà il primo movimento in cui coinvolgo poi tutta la colonna fino alla nostra testa. Immaginando un cuscino avanti, inspiro, porto indietro il bacino in retroversione, curvo una vertebra alla volta, mento vicino allo sterno, spalle lontane dalle orecchie, cerca di distanziare le tue scapole come se dovessi abbracciare un cuscino. Inspirando ed espirando, porto il bacino in avanti, srotolo una volta tutta la vertebra fino alla testa e cerco di riallungarmi verso l'alto con le braccia aperte. In espirazione, inspiro, retroverto, una vertebra alla volta, mento verso lo sterno, distanzio le scapole, abbraccio, inspirando dal naso, e fuori l'aria, antiverto il bacino, evito di accentuare troppo la curvatura lombare, come se mi dovessi sollevare come eravamo prima verso l'alto, spalle lontane dalle orecchie, cerca di chiudere le tue scapole dietro di te. Esegui per tre volte, inspira e fuori l'aria. In questo modo andiamo a coinvolgere completamente la mobilità dal bacino per poi proseguire lungo la colonna e mobilizzando anche quella che è l'apertura e la chiusura scapolare. Arriviamo infine al terzo esercizio. Inspiriamo sempre profondamente dal nostro naso ed espirando porto il piede destro sopra il ginocchio sinistro, appoggio una mano sul mio piede, immaginati che a lavoro avrai le scarpe, piuttosto avrai comunque magari anche delle scarpe che possono avere un piccolo rialzo di tacco, allora ti consiglio di togliere le tue scarpe per questo esercizio, quindi di toglierle. Appoggi,
Poggi la mano sul piede, poggi la mano sul ginocchio, cercando di aprire il ginocchio esternamente. Inspira ed espirando cerca di aprire il ginocchio esternamente. L'angolo in cui appoggiare il punto d'appoggio del tuo piede lo comprenderai in base alla tensione, quindi allo stretching che stai effettuando, qual è il punto corretto. Tenendolo più vicino al ginocchio effettuiamo uno stretching minore, cercando invece di avvicinare il piede all'anca eseguiremo un'ampiezza maggiore di allungamento. In questo modo cerchiamo attraverso questa posizione, quindi eseguiamo tre respirazioni profonde, fuori l'aria, cerco di rilassare e a questo punto riprendo lentamente il basculamento del mio bacino in questo modo, quindi come se dovessi oscillare da un lato e dall'altro, lentamente. Anche in questo esercizio cercate di mantenere la posizione della colonna neutra, come se foste sollevate verso l'alto, spalle lontane dalle orecchie, piede ben appoggiato a terra e cercate di mantenere una lieve retroversione del bacino, non eccessiva, ma per evitare anche in questo caso proprio l'effetto di accentuazione della lordosi lombare in questo modo. Cercate di mantenere una lieve retroversione, spalle lontane dalle orecchie, testa dritta che guarda avanti ed eseguiamo per un paio di volte a destra per poi passare a sinistra. Espirando porto, inspiro gonfio con profondità e fuori l'aria per tre volte. A questo punto cerco di ricreare l'oscillazione mantenendo una lieve retroversione del bacino, tutta la colonna perpendicolare rispetto ai punti d'appoggio dei glutei, respirando lentamente. E ritorniamo alla posizione. Come hai visto, in due minuti gli esercizi, questi tre esercizi, li puoi eseguire con molta facilità rimanendo seduta nella tua postazione di lavoro e ti consiglio proprio di eseguirli in maniera alternata. Questi sono tre esercizi molto semplici, ce ne sono anche altri che ti aiutano soprattutto anche non solo sulla sedia ma anche alzandoti nei momenti di pausa, proprio per riuscire a ridonare sollievo alle aree che maggiormente risentiranno del fatto di stare molte molte ore magari seduta. Riprendiamo la nostra palla e ti mostro gli stessi esercizi eventualmente se utilizzi o puoi utilizzare una fitball per la tua postazione di lavoro. Nella posizione seduta, stessa cosa, gambe divaricate, ginocchia alla distanza del bacino, piedi ben appoggiati, saldi a terra, inspiro, stesso esercizio che abbiamo fatto sulla sedia, lo posso ripetere in questa posizione, stando attenzione perché la palla ti può portare maggiormente in antiversione, quindi all'effetto che ti dicevo prima di pancia in avanti, curvatura lombare ma accentuata maggiormente. Quindi attenzione ancora di più rispetto alla sedia con l'utilizzo della fitball di mantenere leggermente in retroversione il tuo bacino. Allungo e ripeto lo stesso esercizio che abbiamo fatto sulla palla. Il secondo esercizio è più semplice invece attraverso l'utilizzo della fitball proprio perché il movimento di basculamento in avanti e indietro è facilitato. Quindi sempre la stessa posizione, distanza del bacino, delle mie ginocchia, piedi ben appoggiati sotto, perpendicolari alle ginocchia. Porto in avanti e indietro, quindi creo questo movimento per dare mobilità all'articolazione lombosacrale e cerco, immaginando di abbracciare un cuscino, inspiro retroverto, curvo bene tutta la colonna e fuori l'aria antiverto, non eccessivamente, chiudo le mie scapole dietro, spalle lontane dalle orecchie e cerco di allungare. E lo riparti anche in questo caso come l'abbiamo fatto su una sedia. In questo esercizio chiaramente la palla ci dà molto sollievo proprio perché il movimento in avanti e indietro, soprattutto per quanto riguarda il bacino, è facilitato con l'utilizzo della palla. Mentre vedrai che il terzo esercizio può essere un pochino più difficoltoso proprio per l'instabilità che la palla ci può dare nell'utilizzare un solo piede d'appoggio. Quindi questo esercizio che noi abbiamo visto nella sedia diventa un pochino più difficoltoso con l'utilizzo della fitball proprio per l'instabilità, quindi ti consiglio di sostituire
il terzo esercizio che abbiamo visto sulla sedia, in questo esercizio, utilizzando la palla, invece eseguiamo un altro esercizio. Il consiglio è quello di utilizzare il movimento di ondeggiamento che abbiamo visto in questa posizione, ok, sulla sedia, molto più difficoltoso sulla palla, di utilizzarlo invece solo attraverso l'utilizzo del bacino. Quindi in questa posizione cerco non solo di andare in avanti e indietro, come abbiamo visto prima nel movimento completo, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la colonna e della parte scapolare, ma utilizzando solo il bacino. Cerco di ondeggiare da un lato e dall'altro, quindi movimento latero-laterale, e il movimento invece di inclinazione. Quindi, immaginando di portare un ginocchio in avanti e un ginocchio indietro, cerco di, lo faccio vedere sul lato, poggiando bene le tue mani sulle tue ginocchia, sulle tue cosce, spalle bene lontane dalle orecchie, retrovarto leggermente il bacino e cerco di utilizzare il movimento, lasciando chiaramente libere anche le spalle di potersi muovere da un lato e dall'altro, in questo modo. Ripetendo quindi il movimento di anti-retroversione, rilassata, cercando di lasciare andare le spalle anche, senza bloccare il movimento fluido, a destra e a sinistra, movimento latero-laterale e movimento di inclinazione, immaginando il ginocchio che scivola in avanti rispetto all'altro, e la stessa cosa, lasciamo che coinvolga anche il movimento del mio torace, quindi del busto, delle spalle e della testa, senza bloccare i movimenti, in maniera fluida, ridonando mobilità e sollievo. Ok, lo eseguite per un paio di volte, alternando quindi i tre esercizi. Allora, questi piccoli esercizi, proprio molto semplici, che ti ho spiegato, ti aiuteranno proprio a ridonare da un lato allungamento, le strutture che maggiormente stando sedute durante tante ore di lavoro iniziano a sentire tensione, e dall'altra parte a ricreare mobilità, quindi a sciogliere soprattutto l'area, abbiamo visto, lombare e del bacino. L'utilizzo della fitball ti consiglio di sostituire al terzo esercizio che abbiamo visto attraverso questo esercizio invece di mobilità proprio delle anche del bacino. Chiaramente questi sono solo tre semplici esercizi, ci sono altri esercizi molto semplici anche per la riattivazione proprio del ritorno venoso, abbinati anche al pavimento pelvico, quindi attivazione al rilassamento, che ti donano proprio sollievo anche per quanto riguarda la circolazione e le gambe gonfie. Questi esercizi sono indicati proprio per la donna in gravidanza, fin da subito, fino alla fine chiaramente del periodo in cui poi andate in maternità, quindi poi magari vi trovate chiaramente a non stare molte ore sedute. E una piccola attenzione: la tensione deve riguardare soprattutto l'ascolto, quindi immagina di essere in un ambiente chiaramente lavorativo dove è difficile portare attenzione a quello che stiamo facendo. Allora il mio consiglio qual è? Di provare a casa anche le prime volte ogni giorno, anche più volte al giorno, quando ti trovi seduta o quando magari stai facendo altre sequenze di esercizi sopra la fitball con altri obiettivi, in maniera tale proprio che inizi ad interiorizzare quelli che sono i movimenti. In questo modo, nel momento in cui li eseguirai, arriveranno proprio in maniera automatica, molto semplice da eseguire senza doversi ricordare e senza dover prestare eccessiva attenzione alla postura, alla tipologia di respirazione profonda, lenta e soprattutto anche alle sensazioni che noi proviamo, e quindi a comprendere qual è l'ampiezza corretta per me, quali sono i punti d'appoggio corretti. E questo proprio te lo consiglio da fare come un training a casa, 2-3 minuti hai visto, quindi veramente molto poco, proprio al fine di utilizzarli in maniera semplice, immediata, intuitiva nel momento invece in cui ti trovi a lavoro. Questo è il piccolo consiglio che ti do, proprio perché l'attenzione, la propriocezione, la consapevolezza corporea, quindi anche la comprensione di quanta ampiezza, per quanto tempo, in che modo eseguirli, ti verrà più difficile se inizi a farlo proprio nell'ambito lavorativo. Ecco, questo è il consiglio. Gli ha un'altra serie di esercizi che ti possono aiutare per il benessere in gravidanza, chiaramente anche per la parte alta, per la parte
come ti dicevo, delle gambe, dei piedi, li vedremo assieme all'interno del corso preparto, li vedremo assieme all'interno del percorso di yoga in gravidanza, proprio perché l'attenzione deve essere quella di trovare benessere in gravidanza. Chiaramente poi tutta la restante parte principale del corso è quella della preparazione alla nascita, preparazione del bacino, del perineo, delle tecniche di respirazione. Ma non dimentichiamoci anche che c'è tutto un periodo prima, come un continuum che ci porta attraverso il benessere, poi la preparazione ad arrivare bene, in salute, ma soprattutto dare capacità al nostro corpo di poter eseguire tutta una serie di movimenti liberi, di posizioni per il momento della nascita del tuo bambino. Allora ti consiglio, richiudi il video, riprendi tutte le cose che abbiamo usato, quindi una semplice sedia con, mi raccomando, i punti d'appoggio corretti, una fit ball, se non ce l'hai ti consiglio di averla perché è veramente molto utile, la utilizzeremo tanto all'interno del corso preparto, quindi ti consiglio di averla. In base alla tua altezza acquistane una della dimensione corretta e poi immergiti, riprova ad ascoltarti e vedrai che veramente sono tre semplicissimi esercizi, probabilmente veramente in un paio di volte te li ricorderai e inizia subito a metterli in pratica. Ci vediamo presto all'interno del corso preparto, all'interno del corso di yoga in gravidanza, insieme ci addentreremo in tutta un'altra serie di esercizi di pratica per la tua gravidanza, ma poi soprattutto per il tuo parto. Un saluto a tutte voi mamme, ciao!